Buongiorno a tutti, ragazzi. Buona domenica e forza Juventus. Dato che il Bologna ha pareggiato 0-0 in questa prima giornata del weekend di Serie A, si sono disputate tre partite e c'è stato ben un gol in queste tre partite del Lecce, praticamente sul finire della partita. Mamma mia, ragazzi. Tre partite, un gol al 90esimo. È un biglietto da visita veramente di basso livello per la Serie A, possiamo dircelo con grande chiarezza, spero proprio di sì, e dato che il Bologna ha pareggiato, secondo pareggio di fila anche per il Bologna, e dato che in questo momento ci sono moltissime possibilità di qualificare anche una quinta italiana in Champions l'anno prossimo, si può tirare un sospiro di sollievo? Penso di sì, credo di sì. La notizia buona, la notizia bella oggi è questa, che se anche la Roma dovesse vincere questa partita, anche se l'Atalanta dovesse vincere questa partita, comunque mancano soltanto 18 punti a disposizione. È vero che la Juve ha ancora lo scontro diretto con la Roma e col Bologna, però immagino che bastino davvero tra i 7, gli 8, i 9, i 10 punti alla Juventus su 18 a disposizione, Allegretto 7. Credo che con 7 punti sia matematica la qualifica alla Champions in caso di 5 squadre e credo che con 9 punti ci si qualifichi con 4. Adesso non mi ricordo esattamente i conti, è ancora presto per fare i conti, però bene o male i numeri dovrebbero essere questi, destinati a calare in caso di non risultato pieno di quelle che ci inseguono. Quindi la Juventus può accelerare, può guadagnare dei punti anche non giocando paradossalmente la partita, certo. È cosa buona e giusta fare dei punti, dato che la prossima andiamo a giocare a Cagliari, mi pare di venerdì sera, se non erro, venerdì, sì, dovrebbe essere di venerdì sera. Ora, il Cagliari non è salvo, anzi c'ha anche l'Inter in questa giornata, sicuramente non si divertirà, però è una squadra che lotta per non retrocedere. Sarebbe quantomeno meraviglioso, quantomeno bello, fare 3 punti, portarsi a casa il bottino pieno e iniziare a ragionare in funzione di una Champions che è praticamente sempre più alla portata della Juventus, anche per cercare di allenare la squadra in vista della Coppa Italia, dato che poi a fine aprile, tra una decina di giorni, 2 settimane, abbiamo anche il ritorno con la Lazio. Non vorrei mai mandare giù un boccone molto amaro. Prima della partita ha parlato Cristiano Giuntoli, ha parlato anche abbastanza in politichese, devo dirvi la verità, ha dato secondo me una buona dimostrazione di lingua italiana, di padronanza della lingua italiana, perché per una volta mi è sembrato veramente di sentir parlare un dirigente della Juventus come parlava Marotta ai tempi, quindi che va lì, sa che cosa deve dire, come lo deve dire, che concetto far passare, se le domande sono scomode cercare di riassorbirle all'interno di un argomento un po' più comodo, e quindi Giuntoli ha ribadito con forza e insistenza che con il mister si arriverà a parlare soltanto una volta terminata la stagione, ci sarà tempo per capire il futuro della Juventus e a fine anno parleremo con lui. Questa è stata bene o male il riassunto, no, all'osso di quelle che sono state le parole di Giuntoli. Stupiscono? No, sinceramente no, non sono parole che stupiscono, perché già da quando avevo parlato post Juventus Genoa 0-0, e anche qui purtroppo continuiamo questa fila di risultati un po' così. Diciamo che nelle ultime 4, 2 volte 0-0, una volta perso 1-0 e una volta vinto 2-0 in Serie A. Proprio una crema di crema la Edgar non è, anzi, tutt'altro, siamo ben distanti dei risultati abbastanza accettabili, però va bene, facciamo finta di niente, tanto ormai siamo arrivati alla resa dei conti e già da quella partita vi dicevo che la dirigenza della Juventus aveva scelto una strada, e cioè arrivare alla fine dell'anno con Allegri, arrivare in Champions con Allegri, una volta arrivati in Champions poi parlargli e dire: guarda Max, tutto bello, eh? Guarda, meraviglioso, fantastico, la qualificazione in Champions, da quinti magari, bellissimo. La finale di Coppa Italia, la semifinale di Coppa Italia, la Coppa Italia, strepitoso. Però ecco, guarda, non sappiamo come dirtelo, ma per l'anno prossimo abbiamo deciso di. Ecco, questo è un po' il piano della Juventus, non è cambiato di una virgola, Giuntoli ha dato, secondo me, ancora più dimostrazione che questo è il piano, perché ragazzi, non prendiamoci in giro.
siamo al 13 di aprile, anzi 14 di aprile quando uscirà questo video. Se un dirigente vuole tenere un allenatore con cui ha già anche un altro anno di contratto l'anno prossimo e quindi deve per forza di cose parlare di rinnovo, che senso dovrebbe avere aspettare questi ultimi 6, 7, 8, 9, 10 punti? Se sei davvero convinto, l'hai valutato, ne sei sicuro, se hai caratteristiche del decimo anno, 10 anni fa Allegri arrivava alla Juventus, sei 2014-2024, sai tutto perfettamente quello che è e non è Massimiliano Allegri, ha davvero senso aspettare? Perché si vuole aspettare? Per quale motivo non si vuole parlare prima? Cioè, giunto lì, va a sviare anche perché gli dicono sì, però giunti a questo punto, dovrete già aver iniziato a programmare, a organizzare il mercato, i giocatori. Giuntoli è stato molto bravo a smarcarsi dicendo ma sai, Champions, non Champions, con la Champions abbiamo un budget, senza Champions ne abbiamo un altro, se cediamo abbiamo un budget, se non cediamo ne abbiamo un altro. Bravo, bravissimo, perché veramente sembra Ronaldinho con il Barcellona ai tempi d'oro, elastico, doppio passo, in velocità, bravissimo. Però la sostanza non cambia. Se vuoi rinnovare l'allenatore, che è già il tuo allenatore, lo fai già adesso. Lasciando stare le parole di Allegri che dice che è importante qualificarsi in Champions, non importa il posizionamento, che per me è proprio tutto quanto più possibile sbagliato dal concetto di sport e anche dal concetto veramente carnale del onorare la maglia. Perché se arrivo in Champions da quinto, da quarto, da terzo, risicato, col Bologna e la Roma che erano inizio anno, il Bologna che era la squadra che poteva essere la rivelazione per Europa, sì, poteva starci, la Roma che era affondata e tutte queste robe qui, va bene, ok, però la stagione va onorata perché il girone di ritorno della Juventus è qualcosa di imbarazzante, quindi per me va al di là di qualsiasi considerazione sullo sport. Ad Allegri è stata fatta una domanda che ora ascoltiamo insieme, mi metto la cuffia. È una domanda tattica sul tridente, sul perché Chiesa, Ildiz e Vlahovic non possono giocare insieme. Questa è la risposta di Allegri. L'ascoltiamo proprio nel post partita, conferenza stampa con tutti i giornalisti. Eccola qua. Buonasera, Marco Bo, Tutto Sport. Il centrocampo mi è sembrato un poco rifinitore, assistito un po' poco, no? Poche verticalizzazioni. Mi domando se a partita in corso magari l'idea di giocare con due mezze punte, non so, Chiesa e Ildiz in supporto a Vlahovic sia un qualcosa che prima o poi la carezza come pensiero, oppure no, perché la squadra non è in grado, gli equilibri non vanno, non lo so. Vabbè, è tutto su questo, può essere una soluzione valida, ma il problema è che in questo momento qui abbiamo un obiettivo talmente importante da raggiungere che fare gli esperimenti in questo periodo potrebbe essere molto rischioso. Poi oggi, per dire, c'era un momento che potevo mettermi in quella situazione lì, e quindi. Però la squadra ha un suo equilibrio in questo momento e non è perché giochi con due, tre quarti, sicuramente hai più possibilità sulla carta, poi bisogna vedere il campo cosa ne dice. Ecco. In questo momento qui è un anno che giochiamo così, la squadra è ben equilibrata e quindi bisogna continuare così. Insomma, viene fatto passare il messaggio che c'è un obiettivo talmente importante da raggiungere, la qualificazione alla Champions, che chissà, forse giocando con una punta in più questo obiettivo potrebbe venire meno. Oggettivamente, per tutto il girone di ritorno avevi giocato con due punte, questa paura, questo terrore di non arrivare in Champions non c'era, perché hai avuto delle ottime sensazioni dalle partite, no? Ti ha dato delle ottime impressioni, una Juventus che comunque ha sempre segnato una raffica, una valanga di gol. Effettivamente il girone di ritorno ti dà queste indicazioni. Il fatto che l'evento giochi così da più di un anno poi è difficile togliere certi meccanismi che ti hanno portato a risultati incredibili come trofei innumerevoli negli ultimi anni col 3-5. Cioè, quando vinci così tante partite, così tanti titoli, la squadra raggiunge questo equilibrio che ti permette di segnare 2, 3, 4, 5 alla partita senza mai subirne, andare a toccare questi equilibri, questi automatismi, io capisco che possa essere complicato anche nelle partite dove oggi lo potevi fare, però vuoi mettere che sulla carta avevi la possibilità di sbloccare questo derby, vincere questo derby, fare più punti.
tanto alla fine che tu vinca oggi, che tu faccia un punto oggi, che poi pareggi il Bologna dopo, magari domani la Roma non vince, arrivi quinto, entri in Champions, alla fine è la stessa roba, perché quello alla fine è quello che è un po', ma chi se ne frega se te la vuoi vincere la partita, ma fa lo stesso, tanto il punto muove la classifica, il punto è comunque meglio di niente, ce lo portiamo a casa, lo mettiamo in saccoccia, buttiamo nel mucchio lì, così. Stancante, ragazzi, è questa roba qui, è veramente stancante, perché non ti dà neanche quella sensazione in più, quella voglia in più, quell'ardore in più, quella voglia di onorare la maglia della Juventus. Io sento che questa roba sta scappando via, non c'è più nemmeno la voglia di onorare la maglia della Juventus. Questa cosa non mi va giù, non mi va giù, rimane qui bloccata e mi dà fastidio. Ci vediamo oggi con le pagelle, va. Forza Juventus.